Giorgio De Matteis, presentiamo la lista dell'MPA, quella che lei ha definito una vera e propria corazzata. Beh, una corazzata, lo è stata definita anche da molti in questa città, è oggettivamente una lista molto forte, direi fortissima, come lo sono le altre liste della nostra coalizione, ognuna delle quali ha la sua particolarità e specificità. Sono contento e fiducioso di avere questa coalizione fatta di persone, fatta di gente responsabile, fatta di gente che ha la capacità di comprendere quali sono le reali esigenze della città, che non prende in giro i cittadini, che è capace di calarsi nelle loro realtà e che è capace anche di pensare ad un futuro reale e non quello di sogno che invece vorrebbe propinarci ancora oggi l'amministrazione uscente. Un'amministrazione che oggi tenta di arginare la catastrofe di questi ultimi 3 anni. Ahimè, purtroppo, perché chi la paga sono i cittadini aquilani, la mala gestione del progetto case, la incredibile mala gestione del piano di ricostruzione, bocciato clamorosamente da tutti, governo, ordini professionali, costato 1,4 milioni, la mala gestione del territorio e del suolo pubblico, basta vedere la gestione del problema casette e delle aree bianche. Tutto questo non può essere ancora accettato, perché questo significa negare il futuro alla città, negare il futuro ai suoi giovani, negare il futuro alle sue famiglie. Noi invece vogliamo evitare che questo accada, evitandolo attraverso interventi immediati, rapidi, sull'economia, attraverso la utilizzazione rapida dei soldi che il ministro Barca proprio lì ha definito ancora una volta legati alla zona franca urbana. Sono all'interno della legge sulle liberalizzazioni, invito il ministro Barca con un caldo appello anche attraverso l'utilizzazione mediante la Camera di Commercio dell'Aquila, una rapidissima utilizzazione sulle nostre aziende, piccole e medie aziende che in questo momento soffrono, e su quelle che potrebbero nascere dando ai giovani aquilani la possibilità di avere un futuro. Così come il rapporto con le banche è necessario per fare in modo che la loro liquidità derivante dal risparmio, i nostri soldi sostanzialmente, sia riversata sulla nostra città, su tutte le attività produttive. E così come la legge da me prodotta sul sociale venga rapidamente utilizzata in un comune che da novembre ad oggi, pur avendola a disposizione, non è riuscita ad utilizzarla. Noi non siamo più nelle condizioni di andare avanti in questo modo che non condividiamo, con un comune che non funziona. Oggi i dipendenti comunali non sono messi nelle condizioni di lavorare con serenità, con efficienza e operatività. Io dico ai dipendenti comunali: non state ad ascoltare chi oggi vi dice che se dovessimo vincere sarebbe un dramma per voi, perché saremmo cattivi nei vostri confronti. Noi vogliamo riportare serenità nel lavoro, efficienza, operatività e mettere tutti nelle condizioni di rappresentare le esigenze dei cittadini, che sono il bene primario, perché chi lavora in comune è innanzitutto un cittadino aquilano che dà agli altri suoi concittadini un servizio importante. Questo è il nostro obiettivo, è l'obiettivo che ha mancato clamorosamente Massimo Cialente, rendendo tutto confuso, inefficiente e scarsamente operativo. Massimo Cialente che invita i cittadini al voto disgiunto. Questo è un sintomo di chiara ed evidente difficoltà. Il voto disgiunto e lo chiede chi normalmente ritiene che le proprie liste non siano in grado di supportarlo adeguatamente. Cioè Massimo Cialente, chiedendo il voto disgiunto, cioè il voto agli altri, evidentemente ritiene che le sue liste siano così deboli da non poter consentire a lui e alla sua coalizione di poter vincere, quindi deve rivolgersi agli altri. Avrebbe potuto e dovuto fare tutto questo nell'arco di questi 5 anni e di questi 3 anni in particolare. Ricordo a me stesso e a tutti i cittadini aquilani che l'amministrazione Cialente è nata avendo dietro ben 11 liste. Oggi ha dietro le sue spalle Massimo Cialente, sindaco uscente che chiede di essere riconfermato, 5 liste in meno. Vuol dire evidentemente che è stato abbandonato da moltissime persone, abbandonato da tutta l'area moderata dell'allora centrosinistra, che è venuta insieme a noi, insieme all'area moderata del centrosinistra. Questo perché? Perché evidentemente non abbiamo voluto dare noi una connotazione partitica e politica a questa coalizione, alla nostra coalizione, ma è una coalizione responsabile, capace di rendersi conto di quali sono le esigenze dei cittadini, che non urla, non strepita, che ha la consapevolezza delle difficoltà, ma la determinazione per risolverle, e non per risolverle passando sulla testa dei cittadini, ma rendendoli partecipi. La grande differenza tra noi e a loro è appunto tutta qua. Vito Colonna, consigliere comunale uscente, per anni capogruppo di Alleanza Nazionale, oggi uno dei pezzi forti della lista dell'MPA, questa scelta perché? È stata una scelta, diciamo, convinta già dall'inizio, perché già dall'inizio avevo espresso perplessità nel modo di scelta del mio, diciamo, partito.
E ho scelto De Matteis perché rappresenta in questo momento una novità per la città dell'Aquila, una persona seria, molto preparata, che potrebbe cambiare veramente la politica sia aquilana, cittadina, ma anche il modo di gestire la cosa pubblica, che è la cosa che mi interessa. Antonello Passacantando, uno dei fedelissimi di Giorgio De Matteis, oggi inizia una nuova avventura con la lista dell'MPA. Cosa convince di questo progetto politico di De Matteis? Ma io penso che Giorgio sia riuscito a aggregare tutte quante le persone che intendono veramente ricominciare a ricostruire questa città. E io sono fiore, fa parte di questo partito, ormai sono anni, mi hai definito un fedelissimo di Giorgio De Matteis e questo ne sono contento. E quello che posso dire, io metto a disposizione la mia professionalità, il mio amore. Il mio lavoro è verso la scuola, verso lo sport, verso i giovani, verso i diversamente abili. Ho sempre fatto questo nella vita e metto ad oggi la mia disponibilità e il mio impegno verso questa città e verso i ragazzi. Ho sempre detto che noi dobbiamo pensare prima di costruire i monumenti veri della nostra città, sono i ragazzi, non i monumenti, chiese e monumenti e palazzi e quant'altro. Quindi il mio impegno sarà di questo, spero di farcela perché Giorgio possa fare veramente il sindaco dell'Aquila. Alessio Anzuini, un tecnico, un ingegnere, cosa l'ha convinto del progetto politico di Giorgio De Matteis? Non solo il progetto politico di Giorgio De Matteis è efficace su tutti i punti, ma soprattutto mi sono accorto che in questa città occorreva dare una mano e cercare di mettere a disposizione la professionalità, perché si stanno facendo delle scelte, ahimè, che poi pregiudicheranno la vita della città nei prossimi anni. Faccio un esempio per tutti, l'occasione di Piazza d'Armi era quella di fare un grosso parco urbano per la città che è capoluogo, o almeno aspira ad esserlo, a confermarsi capoluogo della Regione Verde dei Parchi, poteva essere veramente un'occasione importante. Invece non si vede pianificazione, non si vede una logica nelle strutture che vengono posizionate, si stanno sperperando del denaro pubblico e questo è un'occasione persa. Vi voglio solo dare questo dato: l'Aquila era forse famosa, il centro storico, nel mondo proprio per l'importanza dei propri valori architettonici, ma questo è dovuto anche ai tanti terremoti che si sono succeduti, quindi l'occasione per la città era quella veramente di ripartire. Basta piangersi addosso, ormai è tempo di ricostruire.